Non avete idea di quanto io abbia stressato Luciano di Hi-Fi di Prinzio per avere in prova il Technics SL1210 Gaena, il giradischi prodotto per festeggiare i 55 anni di questo storico marchio del settore, che è anche uno dei più amati dagli appassionati di vinile. Alla fine Luciano mi ha detto: sì, può fare! E allora facciamolo in questo video, in cui vi mostrerò come è confezionato, vi farò sentire come suona e lo confronterò con il mio Technics SL1500C. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente ti parlo di musica a 360 gradi, dischi in uscita, classici imperdibili, hi-fi e tanto altro legato a questo fantastico mondo. Se mi seguite da un po' saprete che il mio attuale giradischi è un Technics SL1500C, una macchina da guerra, un carro armato, solido, affidabile, pragmatico, prestante. Per me è impossibile resistere al fascino del giradischi come oggetto, come componente hi-fi, come macchina dei sogni, sia che costi 300 euro, sia che ne costi 3.000. Ma devo ammettere che per Technics ho sempre avuto un debole. Ecco perché, non appena sono venuto a sapere di questo esemplare costruito in edizione limitata e numerata, mi sono attaccato al telefono. Pronto? Ciao Luciano, dimmi di sì, esce Technics Total Black limitato, me lo mandi, vero? Vorrei, ma ne arrivano pochi, questa volta proprio non posso, mi dispiace. Ma è per una giusta causa! Sì, e quale? La mia! Ah, ho capito, ma per il momento non si può. Quante telefonate come questa, tante, ve lo assicuro. Alla fine però l'ho convinto e, visto che l'occasione è speciale, ne approfitto per farvi vedere rapidamente anche il confezionamento e l'installazione. Probabilmente starete pensando: chissà come si comporta questo giradischi confrontato al 1500C. Vale la differenza di prezzo? Tranquilli, vi dirò tutto. Finalmente ci siamo! Intanto vi faccio vedere che anche sulla scatola esterna troviamo il riferimento ai 55 anni di Technics, e quindi per festeggiare è stato prodotto questo giradischi in edizione limitatissima. Inizialmente gli esemplari prodotti e messi in commercio erano 1000, poi, vista l'enorme richiesta, sono stati portati a 1210. Quindi sono stati aggiunti 210 giradischi e per me è un vero onore poterlo testare per realizzare questo video. La prima cosa che troviamo è il piatto. Tornerò a breve sui dettagli del piatto, così come sugli altri dettagli del giradischi. Adesso voglio solo mostrarvi il contenuto della confezione. Quindi piatto e dal peso importante, e sacchettino con dentro delle viti, presumo che servano a fissarlo visto il peso. Via polistirolo e un altro. Ok, però andiamo per gradi su quello che si riesce a vedere subito. Qui questo è il coperchio, naturalmente. Qui di lato c'è la testina nella sua confezione originale, quindi non arriva preinstallata. Dovremo montarla noi e vi farò vedere qualche passaggio molto rapidamente. Poi nell'altro scomparto laterale troviamo manualone bello spesso, manualone d'uso multilingua, cavi RCA belli massicci, connettori placcati in oro, cavo di messa a terra, anche questo ha un buon calibro, separato dai cavi RCA, cavo di alimentazione compresa Schuco, altro cavo di alimentazione compresa tripolare e poi cavo di alimentazione per prese UK, Regno Unito. Coperchio antipolvere removibile con le cerniere già premontate. Manualetto d'uso supplementare. Qui busta gialla
credo che ci sia, ecco, dalla forma, infatti, immagino bene, cioè il tappetino in gomma. E poi ecco questo bestione che si intravede. Però prima vi faccio vedere cosa arriva nel polistirolo, dove troviamo gli accessori. Qui c'è il contrappeso, qui c'è il calibro tipico Technics per l'installazione delle testine sui bracci Technics. Qui c'è il porta testina con il logo di Technics, non so se riuscirete a vederlo, proverò ad ingrandire, con le viti per il serraggio della testina. E poi qui ci sono, questo lo lasciamo qui, i pesetti supplementari per testine dal peso maggiore, e che quindi andremo a posizionare sul retro del braccio. Dulcis in fondo, questo bel bestione che pesa 18 kg e che appoggio momentaneamente in terra perché non voglio che subisca alcun danno. Abbiamo già installato tutta la cavetteria, quindi RCA, massa e alimentazione sul retro del giradischi. Adesso installiamo il piatto, lo posizioniamo nella giusta, ecco qua, deve scendere un altro pochino, eccoci qua, e poi lo ancoriamo al telaio del giradischi con le tre viti in dotazione. Ci sono anche delle rondelle, adesso per praticità non le inserisco, vi faccio vedere solo che dovremo fare questa operazione noi per serrare il piatto al corpo del giradischi. Molto semplice, quindi tappetino in gomma, e quindi controlliamo che il giradischi sia in bolla, eventualmente agendo sui piedini antivibrazione regolabili. Adesso vi faccio vedere molto rapidamente i passaggi chiave dell'installazione iniziale, perché possono essere utili non solo per questo e tutti gli altri giradischi Technics, ma anche per tutti quei giradischi che utilizzano la stessa filosofia, quindi braccio ad S con sgancio rapido ed head shell removibile, come ad esempio il mio SL1500C e gli Audio Technica che ho già recensito sul canale e che trovate nella playlist vinilicamente hi-fi partendo da qui. Ok, spengo un attimo. A questo punto montiamo la testina sul porta testina aiutandoci con il calibro in dotazione. Come forse saprete, esistono tante altre dime in commercio e tante altre da scaricare e stampare gratuitamente. Secondo il manuale Technics che ho seguito per l'installazione del giradischi e della testina, i parametri da rispettare sono due: allineamento dello stilo alla parte terminale del calibro e poi allineamento della testina al corpo del porta testina, ossia guardando dall'alto la testina deve essere parallela al porta testina. Attenzione, ribadisco che questa installazione è stata fatta seguendo il manuale Technics. Tornerò su setup ed installazione del giradischi e della testina in un video dedicato, per cui se non siete ancora iscritti fatelo subito e attivate la campanellina per non perdere le notifiche sulle prossime pubblicazioni. Ho fatto un check con le altre dime che utilizzo per la telatura e torna tutto. Quindi a questo punto installiamo la testina sul braccio, molto semplice. Installiamo il contrappeso, settiamo l'anti-skating sullo zero. Bilanciamo il braccio agendo sulla ghiera esterna e ci fermiamo quando il braccio, rimanendo libero dal fermabraccio, è parallelo al piatto. Blocchiamo il braccio in posizione di riposo, ruotiamo la ghiera interna sullo zero, settiamo la tracking force ruotando tutto il contrappeso, settiamo l'anti-skating allo stesso valore della tracking force e infine facciamo la riprova con una bilancina digitale. Senti,
sta piacendo questo video, lascia un like per te un attimo e per me è molto importante. Voglio dirti un'altra cosa, nei prossimi giorni caricherò sul canale Telegram di Vinilicamente due file. Lo stesso brano registrato tramite scheda audio, come gli spezzoni che sentirai in questo video, e tramite audio ambientale. Quale brano? Lo scegli te. Scrivimi nei commenti qui sotto se io debba mettere sul piatto da registrare The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd o Harvest di Neil Young e A Love Supreme di John Coltrane. Lascia il like e segui il canale Telegram di Vinilicamente. Trovi il link qui sotto in descrizione. Spolliciamo a bestia. Vai, 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 vai. Scopriamo quindi quali sono i dettagli di questo SL1210 Gaena, partendo da cosa è possibile apprezzare esternamente. Il look è quello classico dell'iconico 1200 MK2 del 1979, un look che non ha bisogno né di presentazioni né di rivisitazioni. Manopola di accensione con luce strobo disattivabile, guardate la luce, io premo questo tasto per 3 secondi e la luce adesso si disattiva. Ecco, lo ripremo per farla riaccendere. Ecco qua, poi start e stop per azionare il piatto, tasti per scegliere la velocità, 33 giri, 45 giri e 78 giri se premuti entrambi. Alloggiamento per adattatore per 45 giri in alluminio, cueing light per trovare sempre il solco giusto anche in penombra, pitch control che va da più 8 a meno 8 con tasto reset e il tasto per 2, quindi andrà da più 16 a meno 16. Qui c'è il logo Technics inciso nell'alluminio, nome del modello e poi targhetta Limited Edition che certifica la straordinarietà e l'unicità di questo giradischi. Fermiamo il piatto e soffermiamoci sul piatto con i caratteristici ed iconici dot per analizzarlo un po' più da vicino. Operazione molto delicata. Il piatto ha un peso di 3,6 kg ed è composto da 3 strati. Alluminio presso fuso combinato con uno strato di ottone, questo, che aumenta la rigidità e riduce ulteriormente le risonanze. E poi sulla parte posteriore uno strato di gomma dura per smorzare le vibrazioni e ammortizzare il peso del piatto sul resto del telaio. Tutto questo si traduce in una tracciatura del solco più accurata e quindi una migliore resa sonora. L'equilibratura del piatto è ottenuta mediante una tecnologia simile a quella utilizzata per le ruote degli Shinkansen, i treni proiettile giapponesi che viaggiano ad una velocità oltre i 300 km orari e quindi potrete immaginare come debbano essere perfettamente lineari. Lo stesso procedimento viene utilizzato per equilibrare uno ad uno i piatti della serie 1200 e quindi anche quelli di questo 1210 Gaena. Ecco perché su ogni esemplare prodotto viene messa l'etichetta Balanced, importante da sapere. È possibile modificare manualmente la velocità di partenza e di arresto del piatto agendo su questo switch e su queste due viti. Technics consiglia di lasciare il controllo automatico sulla A, quindi per massimizzare le prestazioni del giradischi, ma ci tenevo a farvi presente che esiste la possibilità del controllo manuale. Il cuore del giradischi si trova qui sotto. Abbiamo infatti un motore completamente rivisitato sulla base dei feedback ricevuti dai modelli precedenti. È un motore cordless a trazione diretta con doppio rotore pensato appositamente per ridurre il fenomeno del cogging, ossia quel disturbo derivante dalla rotazione che in un giradischi va limitato il più possibile per ridurre le vibrazioni. Per ottimizzare al massimo questo meccanismo analogico ne arriva in supporto uno digitale preso in prestito dai lettori Blu-ray, ossia l'Hybrid Encoder, che serve a stabilizzare la rotazione dei dischi all'interno del lettore Blu-ray. E a cosa serve un meccanismo del genere in un giradischi come questo? Serve a compensare le più impercettibili oscillazioni
nell'attrezzatura del solco del vinile. E a proposito di vibrazioni e risonanze, sappiamo che la loro eliminazione è alla base di ogni progetto elaborato per la messa a punto di un giradischi con gli attributi. Come fa questo 1210 Gaena a smorzare vibrazioni e risonanze con un telaio a quattro strati, dove in cima questo c'è uno strato in alluminio anodizzato spesso 10 mm. La spina dorsale è composta da una parte in alluminio presso fuso, poi uno strato di BMC, ossia un polimero plastico rinforzato con fibra di vetro, bello massiccio, bello rigido, e a costituire il fondo c'è uno strato importante di gomma dura che ammortizza tutto il telaio. Questi quattro strati vanno a comporre un corpo molto rigido, privo di risonanze, dal peso complessivo di 18 kg. Se il mio 1500C, che pesa poco meno di 10 kg, è un carro armato, figuratevi questo. Visto che siamo in argomento, vi do un suggerimento che vale non solo per il 1210 Gaena, ma in assoluto per qualsiasi giradischi, perché, lo ripeto, uno dei fattori fondamentali per la corretta riproduzione di un vinile è l'eliminazione delle vibrazioni. Ecco perché vi consiglio di pensare ad un buon mobile appositamente costruito per hi-fi ancora prima di acquistare i giradischi. Questo che ho io è l'Epur 4 di Norston, un prodotto dal rapporto qualità-prezzo ottimo. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Poi, se vi interessa, potete chiedere a Luciano di Hi-Fi di Prinzio dicendogli che arrivate da questo video. Tornando al nostro Technics, capirete bene che sarebbe inutile costruire un telaio così rigido e bilanciato per ridurre le risonanze e non dotarlo di un sistema antivibrazione altrettanto valido. Ecco perché è stata posta particolare cura nella progettazione dei piedini, che hanno una struttura esterna in zinco, un materiale molto rigido e duraturo che ha all'interno un cuore di panna. No, non è di panna, è di alfagel, se vogliamo un materiale che ricorda il silicone, un materiale speciale molto morbido che assorbe tutte le vibrazioni che possono alterare la perfetta sincronia tra telaio, piatto, braccio e testina. E tra l'altro l'alfagel è utilizzato anche sul modello top di gamma dei giradischi Technics, l'SL1000R, che si aggira intorno ai 20.000 euro. Il braccio è quello classico a forma di S, introdotto per la prima volta nell'MK2 del 1979. Chiaramente ci sono stati importanti miglioramenti ingegneristici da allora, a partire dal materiale utilizzato. Nel primo modello e in quelli successivi il braccio era in alluminio, qui invece è in magnesio, che è ancora più leggero dell'alluminio, è più rigido e ha un fattore di smorzamento più elevato. Cosa significa? Questo comporta una migliore gestione delle frequenze medie e alte. Troviamo poi la classica sospensione cardanica stile gimbal di Technics, ottimizzata con cuscinetti ad alta precisione. Nella parte infero posteriore abbiamo solo i connettori per cavi RCA in ottone fresato placcato oro, per minimizzare le interferenze sul segnale audio e quindi garantire una maggiore qualità finale. Qui c'è il connettore di massa con serraggio a vite e poi qui troviamo l'ingresso per il cavo di alimentazione. Adoro la cura maniacale per i dettagli dei giapponesi. Guardate come vengono prodotti i nuovi esemplari della serie 1200. Vi lascio il link al video qui sotto in descrizione. Sono 2 minuti e 45 secondi di puro godimento. Intanto però ve ne regalo un piccolo assaggio. Forza Giappo! Wah! Per rendere ancora più speciale questo 55esimo anniversario, Technics ha collaborato con un altro grande brand giapponese che nel 2020 festeggiava 80 anni, ossia Nagaoka, un marchio che tra l'altro ho già avuto modo di apprezzare grazie a un paio di testine
in mio possesso. Per il 1210 Gaena è stata progettata una testina nata dalla collaborazione tra ingegneri Technics e ingegneri Nagaoka, la JT 1210. JT sta per Jewel Tone e 1210 chiaramente fa riferimento al Gaena. A proposito, visto che siamo qui a snocciolare acronimi, nella sigla SL 1210 Gaena, SL sta per Stereo Player, 1210 identifica i modelli neri della serie 1200, G è il nome della variante del 1200, AE sta per Anniversary Edition e NA per Nagaoka. In rete lo trovate anche come GAE senza il NA finale, in quanto la testina Nagaoka è fornita in bundle solo per il mercato europeo. La JT 1210 è una testina leggera con una tracking force piuttosto bassa, tra 1,3 ed 1,8 grammi, quindi l'ideale per un braccio come questo. È anche la dimostrazione di come sia stata progettata appositamente per questo giradischi. Lo stilo è ellittico e il cantilever in boro, che è un materiale più rigido e leggero dell'alluminio, quindi l'ideale per ottimizzare le prestazioni della testina. Ascoltiamola insieme, prima sul giradischi di appartenenza e poi sul mio 1500C. I strike like an artist to break down your... Bene, è arrivato il momento di tirare le somme su questo giradischi, aggiungendo anche una postilla in merito al confronto col mio SL1500C. Musicalmente la differenza c'è. Naturalmente non si tratta di un divario abissale, ma c'è. E il fatto che sia apprezzabile in ascolto tradizionale, quindi sia tramite diffusori, sia tramite scheda audio, la dice lunga sulla qualità prestazionale del Gaena. YouTube restituisce solo una parte del divario, in presenza si avverte meglio, quindi come dico spesso nei commenti, questi sono apparecchi che vanno osservati e ascoltati dal vivo. Fatelo non appena ne avrete la possibilità, perché questi video servono solo a darvi degli spunti di approfondimento. Via il dente, via il dolore, perché so che è quello che interessa di più, quindi parliamone subito. Il prezzo e la differenza di prezzo. Il 1210 Gaena vale i 3.000 euro di differenza con il 1500C? Li vale, tenendo presente che andrete a migliorare complessivamente tutta l'esperienza d'ascolto, a partire dalla fisicità del rapporto col vostro giradischi. Il tatto non inganna. Il 1210 Gaena è uno splendore total black con un telaio che sembra uno smoking e sotto alla pistola di James Bond. È un giradischi super cool, ma anche da combattimento, perché non lo schiodi. È estremamente silenzioso, robusto, granitico. Mi farebbe estremamente piacere che voi andaste da Hi-Fi di Prinzio per osservare da vicino e toccare con mano, perché vi rendereste conto voi stessi che ogni dettaglio è superiore, è migliorato rispetto al 1500C, e mi riferisco ai dettagli estetici e funzionali grazie al feedback che abbiamo toccando i due diversi giradischi, sia ai dettagli meccanici, tenendo conto di tutto quello che vi ho detto su motore, telaio e ammortizzazione. E poi ci sono anche i dettagli prettamente sonici, non mi scappi. Naturalmente il 1500C è già un giradischi eccellente, ma il 1210 Gaena lo sorpassa in ogni dettaglio, e i dettagli fanno la differenza. In questo campo i dettagli si pagano, ma si pagano un po' ovunque. Quando acquistate una macchina nuova, quante migliaia di euro ci corrono tra la versione base e la versione full optional? Esatto, diverse migliaia di euro. Eppure è la stessa macchina. Stessa cosa vale per questo giradischi, che consiglio caldamente a tutti quanti potranno permetterselo. E a chi potrà farlo, consiglio di farlo rapidamente, perché gli esemplari ancora disponibili in commercio sono
pochissimi. Se vorrete acquistarlo da Hi-Fi di Prinzio, Luciano vi riserverà un trattamento speciale quando gli direte che arrivate da questo video. Lo avevo detto tempo fa in una live e lo confermo in chiusura di questo video e anche di questa prova sul campo. L'SL1210 Gaena è il giradischi dei miei sogni e se potessi lo comprerei al volo senza pensarci un attimo. A presto e buoni ascolti.